Salve ragazzi, sono Master Waller, non si è sentito bene? Salve ragazzi, sono Master Waller, scarico, carico, carico, medaglia degli eroi e siamo qui, ok? Allora, oggi argomento, mi tocca perché si continuano a dire sciocchezze, ragazzi, cose che non sono vere e io mi compete dire le cose come stanno. E quindi parlerò di sette falsi miti che riguardano i dopati. Sette falsi miti. Li smonterò uno ad uno con una logica tale che sono inconfutabili. Difatti nessuno riesce a confutare mai queste mie affermazioni. Cioè, confutare vuol dire che a fronte di un'argomentazione logica se ne porta una che apparentemente la confuta, cioè la demolisce con altrettanta logica. Mai sentiti. Per cui invito o sfido chiunque a demolire le mie confutazioni logiche a questi sette falsi miti che girano attorno ai dopati. Ovviamente non parlo di questo, quello, parlo in generale, sono le mie opinioni, ok? Prima però vi dico due cose al volo, veloci, veloci, veloci. Allora ragazzi, è straordinario, è ancora stabile, oggi era al quarto posto nella top 10, della top 100 di categoria, questo libro qua. C'è sia in versione cartacea che in versione Kindle, che Kindle costa 9,90, costa molto meno, questo 38, però chi vuole il cartaceo, il libro ce l'ha, chi vuole Kindle può prendere quello. E ovviamente chi ha Amazon Prime arriva subito, chi non ce l'ha, mi hanno detto ci mette un po' di tempo, ragazzi, quelli sono i tempi di Amazon, dipende da noi. È in uscita il terzo libro, preparatevi, sarà anche quella una bomba. Ed è in preparazione il quarto libro. Vi ho detto che i libri di Master hanno talmente successo che Master adesso farà anche lo scrittore. E quindi, ma sapete perché? Perché le cose che dice Master sono credibili. Perché Master è credibile, ok? Allora, andiamo avanti. Comincio subito, eh? Allora, il primo mito è questo. È una cosa che ho affrontato spesso, ma la voglio ribadire. È il primo, forse il più diffuso. I dopati sanno allenarsi. I dopati sanno allenarsi. Questa veramente, cioè confutare questa cosa mi sembra un gioco da bambini. È talmente facile confutarla. E la confutazione è questa. I dopati sanno allenarsi. La confutazione è questa. E perché un dopato dovrebbe sapersi allenare di più rispetto a un natural? Questa è la mia confutazione. Per quale motivo? Non ce n'è alcuno. Quindi questa affermazione di per sé è falsa. Cioè potrebbe anche succedere che un dopato si sappia allenare, ma che cosa si intende per sapersi allenare? Forse che esegue esercizi in modo più o meno corretto, in modo scolastico, come fanno anche tanti altri che non sono dopati, quindi questa affermazione che i dopati sanno allenarsi non ha consenso. Non è vero che sanno allenarsi, bene che vada, si allenano come un natural, diciamo con un'esecuzione degli esercizi scolastica, né più né meno. Che è quella base, poi c'è l'esercizio super, ma quella è un'altra cosa, quello lo conosce solo Master. Quindi questa cosa è senza senso. Anzi, dirò che spesso i dopati non sanno nemmeno allenarsi, proprio per il fatto che si pompano subito facilmente, sono forti grazie ai farmaci, magari si allenano a casaccio anche con esecuzioni ridicole, scorrette, e crescono lo stesso. Quindi semmai è vero il contrario, semmai. Ma di certo è falso che un dopato si sa allenare meglio. Cioè si sa allenare, è falso questa cosa, si allena né più né meno come gli altri e a volte anche peggio, va bene? Quindi prima cosa già confutata. La seconda, i dopati fanno più sacrifici dei natural. Quante volte ho sentito questa cosa? Più o meno l'inganno è questo, vi dicono, sì, sono dopato, ma cosa credete? Che io per me sia una passeggiata, io mi alleno in modo durissimo che voi nemmeno vi immaginate, io sono sempre a dieta in modo certosino che voi nemmeno immaginate, io seguo tutto in modo rigoroso, quindi questi qui sono bravissimi a fare tutte queste cose, no? Perché loro sono bravi, mentre gli altri natural sono tutti dei cretini che magari anche loro si allenano senza impegno, non fanno le diete con impegno, non ci mettono sacrifici la passione, magari gente che lavora, ha figli e va a allenarsi lo stesso da natural, quindi pensate, ecco, i natural non fanno sacrifici, invece i dopati no, noi facciamo i sacrifici, cosa credete che basta doparsi e poi è fatta, no, no, bisogna fare tanti sacrifici, anzi chi si dopa fa più sacrifici di natura, è falso. Anche in questo caso andar bene fare le stesse cose di natura, andar bene, ma generalmente fa meno sacrifici, perché? Perché il farmaco favorisce tutto, favorisce il recupero, favorisce i risultati, mentre un natura ha meno recupero, i risultati sono più lenti,
c'è più stress, il cortisolo sale di più, non è tamponato dai farmaci, in natura c'è il lavoro, i figli, la scuola, si allena. È in natura che fa i veri sacrifici, non i dopati. Chiaro? È chiaro? Quindi anche questo è un mito che non esiste. Che sacrifici fanno? Fanno quello che fanno in natura, ma in natura, nella loro condizione di natura, in realtà per loro è molto più dura rispetto agli altri, quindi è l'opposto. E quindi secondo mito demolito. Terzo mito, un dopato può insegnare in natura. Ecco, questa cosa, tra l'altro mi è stata chiesta anche ieri nella live, io ho già risposto. Questa cosa è assolutamente senza senso e vi spiego perché. Che cosa dovrebbe insegnare un bombarolo conclamato a un natura? Cioè, questa è la domanda. Uno dice, ma gli insegna, non so, come ci si allena, gli esercizi, così. Allora, come ci si allena? Non c'entro sulle strategie di allenamento perché loro si allenano in modo, anche come recupero, cioè si allenano tutti i giorni, quindi non possono dire a un altro di fare la stessa cosa, sarebbe una follia. Sul fatto di insegnare gli esercizi, torniamo al primo mito, cioè tutto al più un bombarolo potrebbe insegnare a un altro come eseguire un esercizio in modo scolastico, come lo potrebbe fare un qualsiasi anonimo, un personal trainer, magari pure secco, che però sa insegnare gli esercizi in modo scolastico, li insegna, l'esecuzione più o meno classica, come lo farebbe un dopato. Che cosa c'ha di più il dopato di insegnare a natura? Fatemi capire, che cosa dovrebbe insegnare di più? Cioè io non capisco cosa dovrebbe insegnare a un natura un dopato. Può insegnare al massimo le stesse cose che può fare un qualunque personal trainer non dopato. Cosa c'ha in più? Cioè in più forse potrebbe insegnargli come usare i farmaci, quali gli effetti, ma questo è un altro discorso, perché poi molti fanno le preparazioni su queste cose qui. Qui hanno da insegnare, indubbiamente, non dico nulla, qui hanno da insegnare, perché. Ma sul piano proprio tecnico, da insegnare non hanno nulla. Uno dice, però loro hanno questo grande fisico, hanno il grande fisico perché si bombano, se no non ce l'avrebbero. Quindi anche qui i dopati sanno insegnare in natura. Né più né meno come chiunque altro potrebbe insegnare che ne sa un po'. A volte insegnano anche meno, perché poi partendo dalla loro condizione di bombaroli magari vi dicono anche cose che sono irreali. E quindi potrebbe anche essere peggio. Quindi altro mito che non ha assolutamente nessun senso, ok? 5. Un dopato sarebbe sempre migliore fisicamente di un natural anche senza doping. Questa cosa già la disse ai suoi tempi Arnold, no? Arnold disse una volta: ah, i campioni del Mister Olimpia sarebbero gli stessi, con farmaci o senza farmaci, sarebbero gli stessi, come per dire, se uno è campione, è campione, se uno si sa allenare, si sa allenare. Che questa è veramente la più falsa delle affermazioni che sia mai stata fatta. Cioè, in realtà è l'esatto opposto. I campioni o chiunque sia bombarolo conclamato, gli cavati farmaci, in nessun modo sarebbero meglio dei natura, nessuno. Generalmente sono peggio, nella migliore delle ipotesi più o meno sarebbero uguali, cioè non hanno nessuna dote in più, fisicamente parlando, geneticamente parlando. Sono dotati, i campioni sono dotati alla ricezione al farmaco e alla resistenza degli anni di prendere farmaci, ma questo non c'entra niente, non c'entra niente col fatto che loro sono più dotati dei natura. Se sono più dotati nell'assunzione di farmaci è una cosa, ma senza farmaci, se non avessero mai se i campioni non avessero mai assunto farmaci, mai, non sarebbero nessuno e non sarebbero superiori a nessuno. Sarebbero dei mediocri frequentatori di palestra come ce ne sono milioni in tutto il mondo. Questa è la realtà delle cose. Quindi è il farmaco che fa la differenza. Tutto qui. Non sarebbero superiori a nessuno, in nessun modo. Ok? Quindi altro falso mito confutato. Non vedo come si possa confutare questa cosa. Poi non tiriamo fuori storie ridicole, no? Perché il campione già prima che iniziava era già messo bene, ha cominciato tutti i prestiti da adolescenti, erano già bombati. Quando hanno cominciato a prendere, il fisico ha cominciato a trasformarsi, se abbiamo gli esempi, è il fisico, cioè sono i farmaci che negli anni trasformavano il fisico, e quello era col farmaco però, senza farmaco non c'era niente. Allora, ecco, questo è un altro falso mito che io ho spiegato anche nel corso dei miei confronti che ho fatto con i vari personaggi, ed è una cosa che spesso pochi si rendono conto, ma la voglio chiarire bene, ovvero che chi non gareggia non rischia nulla a livello legale. È falso, perché la legge antidoping è vero che punisce gli agonisti che si dopano, proprio vengono puniti, anche chi fornisce il farmaco, chi lo favorisce, cioè, è così la legge,
Ma anche se non gareggiate, il semplice fatto che voi detenete farmaci illegali, siete già in condizioni di essere perseguiti a termini di legge per il reato di ricettazione. Lo devo ripetere ancora. Sono farmaci illegali che non ve li ha assegnati il medico, non li avete presi in farmacia, li avete presi da una fonte illegale. Potrebbe essere o uno spacciatore fisico che ve li dà, magari che vengono da farmacie straniere, ma comunque acquistati illegalmente senza prescrizione medica. O da siti illegali che ve li mandano, è legale anche quello. Quindi, se voi detenete in tasca dei farmaci che sono illegali, non potete giustificare in possesso perché li avete acquistati illegalmente e verrete denunciati per il reato di ricettazione. Poi andrete a processo, spiegherete, dopo qui c'è tutta una diatriba anche le sentenze di Cassazione, alcune sentenze hanno condannato perché c'è comunque il vantaggio estetico che rientra nel vantaggio della ricettazione, che la ricettazione in genere è il vantaggio economico. Quando sia una cosa ricettata, ma alcuni giudici hanno visto che c'è anche il vantaggio estetico, morale che rientra nella ricettazione, alcuni sono stati condannati. Una sentenza ha detto che invece non è così, sono stati assolti, ma questa cosa arriva sempre alla fine di un percorso giudiziario con 3 gradi di giudizio, quindi voi rischiate che per una scatola di oxandrolone che avete in tasca o di nandrolone, quindi quello che cavolo vi pare, o di testosterone, vi ritrovate a affrontare dei processi e dovrete dire e spiegare come avete sta cosa e sperare che il giudice vi capisca, ma intanto anche ammesso che siete stati assolti, le spese legali che avete speso sono molto molto superiori alle spese dell'acquisto, e quindi ammesso che vada bene poi, quindi in nessun modo nessuno può usare farmaci in modo, nessuno li può usare, quindi chiunque vedete qui, parlo, non dico questo, parlo in generale, chiunque vedete che è bombato, o lo ammette o si capisce, o lui comunque sta agendo in modo illegale, nascosto sotto banco, e il rischio c'è sempre, poi ognuno fa le sue scelte, lui va, non mi sa che niente, io rischio, oppure molti dicono, ma tanto a me che cavolo mi controlla, vabbè, ho capito, prendetela così, io vi dico però le cose come stanno, che chiunque è bombato sta agendo in modo illegale e rischia, quindi questa è la cosa che dovete sapere. Ultima cosa, ecco, questa più che un mito dei dopati, comunque è una cosa che spesso i dopati dicono per frustrare la gente, per frustrare i ragazzi. Dicono questo, ma tanto dannato da dove volete andare? Cioè fate ridere, cosa pensate di fare? Dopo 2 o 3 anni, quei pochi risultati che avete avuto, quelli sono, quelli vi tenete, senza bombe non diventate nessuno. Mettetevelo in testa. Quante volte avete sentito questa frase, detta più o meno, magari non in modo esplicito, ma ve l'hanno fatto capire, no, qualcuno l'ha detto anche in modo esplicito. Anzi, io ho sentito anche alcuni che hanno detto, io se non mi muovo in palestra non ci vado nemmeno. Cioè, cosa vado in palestra senza bomba a far cosa? A far ridere. Ecco, allora se, questa cosa è detta proprio per causare frustrazione ai ragazzi, agli uomini di buona volontà che si allenano con tanto impegno. E io vi dico che è falsa. Perché è falsa? Perché attenzione, non vi sto dicendo che senza farmaci potete diventare come i campioni o avere risultati incredibili, ovviamente no, però io vi dico che anche senza farmaci potete migliorare in modo drammatico il vostro fisico in modo progressivo e avere risultati molto molto soddisfacenti, di grande autostima, che vi faranno essere più felici nella vita e vi daranno uno scopo, e si può fare anche da natura, questo vi dico, si può fare, ok? È facile? No. Si fa in breve tempo? No. Si fa allenandosi in qualsiasi modo a casaccio? No. Ci vuole una strada, però è possibile anche da natura avere grandi soddisfazioni e aggiungo tanta salute, perché poi questo è un fattore che non sono entrato, ma poi chi pensate che quelli che usano farmaci, cioè, guardano a lungo termine solo salute e longevità, non ci guardano, che sanno benissimo che è un fattore contro, però lo fanno lo stesso, quindi contenti loro, contenti tutti. Aggiungo che questa cosa, ecco, a me dispiace un po', sapete perché? Perché uno può dire, vabbè, io per me stesso faccio quello che mi pare, non devo rendere conto a nessuno, però un fisico che ha una famiglia, dei figli, delle persone in cui, ma anche fratelli, sorelle, genitori, insomma, le persone intorno a voi che vi vogliono bene, se voi vi state facendo del male e un domani succede qualcosa, voi non avete forse anche delle responsabilità verso di loro, o no? O invece uno può fare quello che gli pare, ma che cavolo me ne frega, io qualsiasi cosa succede non devo rendere conto a nessuno. Ah, perché questa è la mentalità, eh. Riflettete sulle cose che vi dico e noi vi aspettiamo per la vera crescita muscolare, la vera crescita personale, la vera via per la longevità. Noi vi aspettiamo, ok?
ovviamente chi vuole incontrare il master o vuole conoscere il 21 aprile qui a Ravenna c'è l'evento, siete ancora in tempo, fate voi. E meditate sulle cose che vi ho detto e attendo che qualcuno mi confuti queste cose, ma me le confuti in modo serio, non dicendo sciocchezze. Cioè, confutare vuol dire portare argomentazioni logiche che portano alla confutazione, che fino adesso non si sono mai sentite, ok? A parte gli insulti, le accuse, questo si sa, chi non ha argomenti insulta, per cui questo è facile farlo. Grazie a tutti, al top!